Un posto al sole, retroscena su Rossella, non lei che si allontana dal suo compagno. Cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole tra Rossella e il suo compagno Riccardo? I due riusciranno a superare la crisi in corso in questo periodo? A svelare di retroscena su quello che succederà ci ha pensato l'attrice Giorgia Giannatiempo, che nella soap veste proprio i panni della figlia di Silvia. In una recente intervista a Napoli Click l'attrice ha svelato un po' quello che andrà in onda nel corso delle prossime settimane di questa stagione, svelando che in realtà non è Rossella a prendere le distanze dal suo compagno dopo il periodo di crisi. Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Rossella si ritroverà ad affrontare l'ennesimo momento di crisi con il compagno Riccardo. L'uomo non si rivelerà all'altezza della situazione per la sua compagna che sta affrontando un periodo molto complicato della sua vita, legato alla morte della nonna Teresa. Un lutto che ha colpito profondamente la ragazza, dato che la donna è morta in maniera improvvisa e Rossella si sarebbe aspettata maggiore sostegno da parte del suo compagno. A tal proposito l'attrice ha svelato un retroscena su quello che accadrà nel corso delle prossime puntate di questa stagione di Un posto al sole, rivelando che non sarà Rossella a prendere le distanze dal suo compagno. Non è Rossella che si allontana dal suo compagno. Loro due convivono, ma lui è sempre in corsia, ha svelato l'attrice che veste i panni della figlia di Silvia, confermando che il compagno di Rossella continuerà a essere distaccato nei suoi confronti e dedicherà ampio spazio al suo lavoro in ospedale. Rossella è spesso al caffè Vulcano per dare conforto alla mamma, e anche a Nunzio e Samuel, ha aggiunto ancora Giorgia Giannatiempo parlando di quello che accadrà nel corso dei nuovi episodi della soap opera in onda su Rai 3. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso della stagione, l'attrice di Rossella ha anche svelato un retroscena legato alle riprese delle scene legate al funerale di Teresa. Appena ho letto le scene dei funerali di nonna Teresa ho pianto per tutto il tempo, ha dichiarato l'attrice, svelando così quanto sia stato difficile per lei girare quelle scene con le quali gli sceneggiatori hanno voluto dare un ultimo saluto al personaggio di Teresa, interpretato dall'attrice Carmen Sciavattaro, scomparsa questa estate. Thank you.